they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Kinder Bologna, Benetton Treviso in semi 9 edizioni, è un momento importante, ne ha vinte già 3 consecutivamente dal 93 al 95 con la Final Four. Per quanto riguarda invece la Kinder Bologna, una cinquina fino a questo momento nella storia di questa manifestazione. E i precedenti in Coppa Italia, una finale del 93 vinta da Treviso di 2 punti, una semifinale persa lo scorso anno ai supplementari di 2 e una serie di semifinali nell'epoca pre-Final Four, 82 persa 2-0, in totale 3-1 per la Virtus Bologna. Per la Benetton in questi 9 anni, come detto, sesta finale, Bologna quarta, di cui 2 vinte. E Dino Meneghin lo abbiamo già presentato, abbiamo anche l'uomo che in queste giornate è stato con Alessandro Fabretti nel nostro salotto, ovvero Dado Lombardi. Buonasera, buonasera Dado. Buonasera a tutti. Com'è stata l'esperienza in salotto? Fantastica, bisogna ripeterla. Bene, allora gli arbitri sono Colucci e La Monica, entriamo subito nel dettaglio tecnico. Dino Meneghin, partita bellissima, un'assenza importante, distorsione tibio-tarsica per la caviglia di Brad Traina, che è stato uno degli uomini più positivi nelle 2 giornate precedenti per Treviso. Sì, vorrei iniziare proprio da questo, gravissima mancanza di un grandissimo giocatore per la Benetton, molto importante per il suo gioco, è stato veramente l'artefice della vittoria di ieri contro lo Scavolini Pesaro, per cui questa mancanza sarà sicuramente un mattone molto pesante, soprattutto perché oggi la Benetton deve incontrare la corazzata Kinder, una squadra che è cresciuta moltissimo negli ultimi tempi e qui in queste Final Eight di Coppa Italia ha messo sul campo tutta la propria forza fisica, la forza tecnica, il funzionare benissimo in difesa, lavorare duro, durissimo per spingersi poi in attacco con grandi contropiedi e in attacco tutti pericolosi, tutti funzionano come un orologio svizzero. La Benetton deve mettere proprio sulla velocità, secondo me Edney è l'uomo adatto per creare un po' scompiglio nella difesa avversaria, buttarsi dentro con tutte le sue finte, i suoi tiri, le sue invenzioni per poi magari scaricare fuori per Shepard, che è stato veramente un fucile mica facile da fermare. Si è rimesso da un'influenza che l'aveva messo in brutte acque per un po' di tempo, aveva perso anche qualche chilo. Shepard, ex NCAA come Tyus Edney, che è uno specialista di queste gare senza ritorno, ha vinto la Final Four dell'NCAA, March Madness come viene chiamata in America, con UCLA nel 95. L'anno scorso Tyus Edney è stato il miglior giocatore della Final Four dell'Eurolega, la Coppa dei Campioni del Basket, vinta prima nella storia dallo Zagiris di Kaunas. Il campo viene asciugato, c'era evidentemente un po' di condensa, oggi è tornato il caldo e c'è un sole splendente in tutta Italia, naturalmente anche qui sullo stretto. Nelle precedenti 6 partite Dado Lombardi si è sempre sbilanciato prima delle gare con il suo pronostico, ne ha azzeccati in pieno 4. Oggi chi prevede vincente? Non c'è gara, vince la Kinder. Questo è il pronostico di Dado Lombardi, cinture rigorosamente allacciate, buon divertimento a tutti e primo pallone per la Benetton Treviso. Marconato, Edney, Nicola, che gioca anche lui con qualche problema alla caviglia, poi Ricky Pittis, Tyus Edney e Jeff Shepard, che va a realizzare subendo anche fallo da Sasha Danilovic. Canestro valido, dice l'arbitro La Monica, e tiro libero aggiuntivo per l'americano di Treviso, ingaggiato dopo essere passato, come detto, dall'NCAA. Per la Kinder in questo starting five di finale Leroy Rigaudot 14, 5 Sasha Danilovic, poi Nicolaus Economou numero 8, 12 Alessandro Frosini e poi Ugo Scolochini, che è sempre partito in quintetto, è una notazione interessante, appena recuperato, l'avevamo visto già in grande forma Meneghin domenica scorsa al Palalido contro la Deco, e quasi 100% per lui, un solo errore, ed è stato fra gli uomini più importanti anche qui a Reggio. Intanto Economou, che anche lui è entrato in forma da qualche giorno, forma eccellente, realizza i primi punti della Kinder. Sì, poi ieri non dimentichiamo, nelle file della Kinder non Stomberga si è ritrovato, che ha fatto 17 punti, grande prestazione la sua. D'altra parte è stato Pittis, tira, sbaglia, rimbalzo di Frosini. Nelle file della Benetton una grandissima prestazione di Marconato, ha realizzato 10 canestri su 11 tentativi, quindi
e contro Blair, poi non contro nessuno, contro uno dei migliori pivot italiani. 39 di valutazione con 10 rimbalzi per Dennis Marconetto, il centro della nazionale. A proposito, qui c'è naturalmente anche Boscia Tanevic e parleremo poi ovviamente, qui c'è l'infrazione di passi anche del sorteggio olimpico che ci ha riservato il Dream Team nel gruppo A dell'Olimpiade di Sydney questa mattina. E allora intanto ecco l'azione, sì, passi di Economo che sulla finta, di passi sulla finta ha spostato il piede perno, il piede d'appoggio, e dunque palla persa dalla Kinder, va a Shepard, sfrutta il blocco alto di Marcelo Nicola, va a schiacciare, una fondata, una mano di Jeff Shepard e c'è anche il fallo su di lui, è la seconda azione realizzata con fallo, dunque secondo gioco, eccolo qui con la mano destra affonda di prepotenza e c'è anche il primo fallo di Frosini, dunque tiro libero aggiuntivo, secondo gioco da tre punti potenziale per Treviso. Sì, beh, qui Shepard ha messo subito sul campo la sua velocità nell'uno contro uno contro Danilovic che è un po' più alto di lui e ha difeso su di lui, soprattutto sulle prime due azioni, troppo dritto sulle gambe per poter chiudere la penetrazione del trevigiano. Shepard dalla linea dopo un'incomprensione fra Sconocchini e Frosini, dunque sul perimetro la palla della Benetton, Taio Senni va nel traffico, appoggia al vetro e corta la sua conclusione, poi Rigaudot spinge la transizione, il passaggio dalla difesa all'attacco ed è difesa comunque schierata, uomo contro uomo in questa fase, gli porta un blocco altissimo Frosini, gli apre l'autostrada, va dentro, sfonda perché Marcelo Nicola è rimasto fermo nel suo cilindro, come si dice in gergo, non si è mosso, ha preso la posizione, il segreto di una buona difesa è quello. Marcelo Nicola, che non è al 100%, ha comunque fatto qui il suo dovere beffando Rigaudot. Sì, qui sai, diciamo che anche la Kinder, avendo una panchina molto più lunga senza gli infortunati, può anche osare un po' di più in difesa, perché qualche fallo in più lo può rischiare. La Benetton invece deve centellinare le proprie forze in difesa e non può sprecare nessun fallo. Qui intanto provava un taglio Bedor, ma lo ha intuito Antoine Rigaudot e non si è spostato dalla posizione che aveva preso e ha intercettato in qualche modo la linea di passaggio, costringendo all'ultimo tocco il trevigiano. Palla persa dalla Benetton ed è ancora Kinder in attacco nella metà campo trevigiana. Rigaudot, due minuti se ne sono andati ed è 5-2 per Treviso. Sasha Danilovic, devastante in queste giornate regine, va sulla linea di fondo, scarica sull'arco e poi un palleggio e fuori per Economu da Sconocchini, non va la tripla, il rimbalzo di Dennis Marconato. Buonissima presa del pallone, l'ha tenuto a tenaglia, tanto Nicola da fuori la mette, tripla per tripla, Marcelo Nicola, grande partenza Benetton, prima bomba dell'argentino, ispano-argentino a passaporto spagnolo e ha giocato già nel campionato spagnolo. Marcelo Nicola è sicuramente uno dei giocatori più forti anche della nazionale argentina, che ha Ugo Sconocchini oggi di fronte a lui tra i componenti più importanti. Il time out intanto chiesto subito da Ettore Messina, allenatore della Kinder, vuole parlare subito con la squadra sull'8-2 proprio per la Benetton. Three again, all the way, okay, all the way. Scream, big man, okay. The ball here. When we swing, okay, this way, and pick it all here, okay. Hey, try to rest in offense, okay. Play, keep to play in offense, okay. Together, pass the ball. Okay, defense, let's go. Sentiamo Favale sul timeout di Messina. Messina chiede più movimento, più velocità nel movimento della palla in attacco e in difesa i raddoppi per evitare i tiri da tre. E il primo taglia fuori, una rubrichetta che abbiamo inaugurato qui a Reggio Calabria in questa Final Eight, primo taglia fuori di Dado Lombardi. L'aggressività della Benetton ha messo un po' in crisi l'attacco della Kinder, che è un diesel, sta andando piano piano. La Benetton palla in mano, Shepard per Ricky Pittis, un blocco di Marconato, va dentro l'area sull'attacca media e copre con un blocco il taglio di Shepard, poi va a bloccare per Taio Senni, grande lavoro, gioco a due, Dennis Marconato fuori, deve dare la palla ma non trova una linea di passaggio pulita e poi grande, c'è uno splendido movimento passaggio in post basso, centro basso di Ricky Pittis, splendido Ricky Pittis, segna ed è il terzo gioco potenziale da tre punti per la Benetton, visto che Pittis realizza e subisce il fallo da Frosini, potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo. Sì, buona pazienza di Marconato che non si è arrischiato nell'uno contro uno, non ha fatto subito un tiro, ha aspettato che qualcuno dei propri compagni si muovesse, cosa che puntualmente si è avverata, e Ricky Pittis con grande intelligenza si è fatto trovare libero sotto canestro.
Intanto c'è stato un cambio, è entrato Abbio al posto di Ugo Sconocchini. Dentro anche il tiro libero di Riccardo Pitti, se porta 11-2 il punteggio per la Benetton. Dopo 3 minuti di gioco era partita sempre fortissimo la Kinder nelle giornate precedenti, e oggi invece sta trovando pane per i suoi denti, perché la Benetton è sicuramente una delle squadre più in forma del campionato. Ha raggiunto al terzo posto la DR Roma, sconfitta proprio domenica scorsa a Rimini, e attende fra l'altro curiosamente proprio per sabato prossimo la Kinder l'arrivo a Bologna di Treviso in campionato, e lì si giocheranno già una fetta importante di chance per il secondo posto. Servito in post basso contro Nicola Alessandro Frosini, il senese realizza una conclusione rovesciata molto bella. Ieri è stato importante nel break iniziale contro la sua Siena, qui c'è un fallo di Rigaudot, secondo fallo personale per il francese. Sì, ha allungato un po' la mano, vediamo qui Ernie si butta dentro. Eccolo qua, vedi che mano e palla. Ha toccato la mano, ma ha toccato anche il pallone, ma molto di più la mano. Fallo di Abbio intanto, che cerca di bloccare il taglio sotto canestro di Shepard. Usa anche lui troppo le braccia e viene pescato in fallo proprio dall'arbitro, che è lì a mezzo metro da lui. La grande velocità d'attacco della Benetton sta mettendo per il momento in crisi. Grande passaggio intanto fuori per Ernie. Corto ancora, rimbalzo Frosini e fallo di Taio Senni. Fino adesso sì, 1,75 m. Però sì, è uno che salticchia. Seguitelo con attenzione, perché sembra piccolo e lo è, ma questo dimostra che è anche un normo dotato, se ha talento può giocare alla pari con giganti di 2 metri e anche più. C'era qualche perplessità su questo fallo, vero Meneghin? Comunque intanto un fallo fischiato a Ricky Pittis in difesa. Anche questo abbastanza, non mi sembrava fallo. Tanto vediamo qui. Rivediamolo. No. Rimane sul blocco, ma... Comunque rimessa per Rigaudot, palla Frosini adesso, Rigaudot ancora con la palla in mano. 16-10 da giocare nel primo tempo di questa finale della Coppa Italia, il primo evento del 2000. Nikos Ekonomou fuori per Rigaudot, 4 minuti se ne sono andati ed è 4-11, 4 per chi attacca. Ekonomou fuori per Abbio dalla posizione centrale, tripla Sasha Danilovic. Sopra le mani tese di Nicola, che è arrivato fuori a chiudere benissimo su questo tiro da tre. Però Sasha ha alzato leggermente la parabola e ha tirato sopra la testa di Nicola. Grandissimo canestro, freddezza pazzesca. Finisce a terra Abbio, Ekonomou contro Nicola, finta, posizione di tripla minaccia, poi decide di tirare da 6 metri. Marcelo Nicola, che ha una mano dolcissima, e realizza il 13° punto per la Benetton. Nicola 5 punti e 100% di realizzazione fino a questo momento, 2 su 2. Abbio la finta, disorienta Enni, scarica per Ekonomou. In posizione alta sul perimetro, Ekonomou taglia dentro, va sul versante opposto Abbio, mentre Danilovic va a cucchiaio a concludere, ma è imprecisa la palla sul secondo ferro, spinge il contropiede, 3 contro 3, Enni lo scarico, palla a Nicola intercettata, ma c'è sfondamento di Taius Enni, che qui non è riuscito, e possiamo rivederlo, a dosare il corpo in corsa. Vedete che precipita addosso ad Abbio, che è un giocatore molto abile in difesa a prendere lo sfondamento. Sì, qui pasticcio da Benetton in contropiede, Ernie non doveva buttarsi dentro ma doveva fermarsi sulla linea della lunetta, aspettare un passaggio per un tiro molto più comodo in sospensione. Intanto attenzione zona, perché la Benetton è a zona 2-3, zona 2-3, due in punta che sono Ernie e Shepard. Qui c'è un intervento di Colucci, forse principe dei fischietti italiani, vediamo il fallo segnalato Marconato. A Denis Marconato. Sì, era in ritardo sulla finta di Ekonomou, uno contro uno, e sul primo palleggio ha allungato un po' troppo il braccio e ha commesso fallo, prima ancora del tiro. La rimessa dal fondo di Danilovic, ottimo taglio di Rigaudot e fallo su di lui, si è mosso benissimo. Ah no. Attenzione, no. Ah, 5 secondi ha fischiato. Ha fischiato i 5 secondi sulla rimessa, non è stata effettuata nel palla tempo va regolamentare, rimessa. Aveva fatto una bellissima cosa da Rigaudot, ma Danilovic era rimasto troppo tempo con la palla in mano in attesa di trovare un uomo libero. Sì, ricordiamo che bisogna rimettere la palla in campo dopo un fallo entro 5 secondi, altrimenti la palla passa agli avversari. Questo per i profani. Intanto Ricky Pittis serve Shepard,
va a bloccare per Marconato Nicola, poi il blocco di Marconato per lo stesso Shepard, gioco a due splendido, e dal post basso Marconato realizza il primo canestro della sua partita, primo tentativo, primo centro, ed è ancora più 8 per i verdi della marca. 7-15 attacca la Kinder, 6 minuti se ne stanno andando. Danilovic adesso non giocherà uno contro uno contro Marconato, va dentro, scarica dall'angolo Economu, un traversone, la palla recuperata da Frosini che tiene vivo il possesso d'attacco, arriva ancora Economu, sfonda Economu, anche lui non riesce a dosare il corpo, e Pittis, che è un artista in difesa, oltre a essere la piovra, le mani più veloci del mondo, è anche abilissimo nel prendere lo sfondamento. Vedete che è fermo, immobile, e questo è il segreto di una buona difesa: non bisogna muovere il tronco, non bisogna spostarsi, perché spostandosi lateralmente in avanti o indietro l'arbitro è immediatamente portato a fischiare fallo, sì. Anche se poi l'attaccante non si controlla, perde l'equilibrio e va eventualmente a sfondare, ma in quel caso viene dato sempre fallo al difensore. Qui Pittis è stato bravissimo e il fallo in attacco è stato di Bologna. Shepard. Intanto c'è stato doppio cambio per la Kinder, sono usciti Rigado e Economo, al loro posto sono entrati Stombergas e David Andersen, palla persa ancora da Benetton. Sono entrati Andersen e Stombergas. Pittis qui, vediamo qui buona posizione di Ricky Pittis. Sì, giusto, giusto. Giusta interpretazione dell'arbitro. La palla è scivolata di mano a Ricky e è sbattuta sulla sua gamba, uscita sul fondo. C'è un fallo in attacco della Kinder e un altro momento, un altro tagliafuori di Dado Lombardi. Beh, devo dire che la Benetton sta facendo una cosa molto interessante, pressione sul playmaker sempre, ma più che altro quando la Kinder chiama mano, la Benetton va subito a zona e lo fa solo su quell'azione, poi ritorna a uomo normale. Attacca la Benetton, Tyus Enni contro Alessandro Abbio. Porta un blocco Nicola, Enni per Nicola che è uno specialista, prova, tripla, ancora una bomba, Marcelo Nicola. Beh, non devono lasciare una seta a questo tiro. Palla recuperata dalla Benetton, Shepard. Pasticcio della sua rimessa della Kinder. Enni, Nicola ancora da libero da tre, stavolta esagerato, rimbalza ancora di Marconato qui. Anche i lunghi della Kinder non riescono a lavorare in taglia fuori, ma poi ci riesce comunque Danilovic a intercettare il pallone, fallo, attenzione. Questa ha ragione Edni, secondo me non era fallo. Comunque viene cambiato, Santos al suo posto. Questo è grave, eh? Terzo fallo per il folletto americano della Benetton. Guarda, eccolo qua. Questo non era assolutamente fallo. Questo è un problema per la Benetton perché Edni ha già fatto tre falli in 8 minuti, per cui è una partita lunghissima. Adesso cambierà sicuramente il ritmo della partita. Con Santos magari andranno un po' più lenti, un po' più prevedibili. Ex Real Madrid Ismael Santos, grande difensore, si occupa di Antoine Rigaudot che prova, il tiro pesante non va, ottimo tagliafuori e rimbalzo difensivo di Dennis Marconato. Proprio Santos ora in cabina di regia, il gioco andrà leggermente più lento in attacco, ma è comunque ormai perfettamente integrato. Lo scarico di Shepard, Marconato appoggia vetro e ferro, non trova il canestro, l'apertura di Frosini per Stombergas. Passi, David Andersen passi, ha mosso sulla ricezione il piede d'appoggio, il piede perno. Messina urla che doveva tirare, non doveva cercare l'entrata, ma doveva proprio arrestarsi, tirare in sospensione da lì oppure continuare a giocare. Riccadone intanto è entrato al posto di Abbio. Un dato pesante, 11 palle perse sono tantissime, soprattutto per una squadra come la Kinder che è abituata a giocare col contagocce, nel senso con molta razionalità. Generalmente perde 11 palle in una partita intera, non in così pochi minuti. Sì. Pittis intanto uno contro Danilovic, grande numero. Il tiro oltre a anche il tentativo di intervento di Frosini che è andato a aiutare benissimo sul tiro di Ricky Pittis. 8 minuti e 30 di gioco nel corso del primo tempo, finale di Coppa Italia 2000. Kinder sotto di 13 ed è il massimo vantaggio per i verdi della marca. Fallo in attacco ancora di Frosini. Sì, sono falli in movimento. Blocco in movimento. Adesso vediamo questo replay magari. Eccolo qua. Comunque esce Marconato. Frosini. Sì, anche Marconato vengono cambiati. No, Frosini non esce. Frosini in destra. Ha fatto una finta. C'è Tim Nis, il tedesco, ex Ulm. Ah no, ecco, sì, ho visto Binelli che era pronto sul cubo dei cambi, aspettava di entrare. Esce Frosini che è arrabbiatissimo con gli arbitri per questo fallo chiamato.
Eccoci qua con Gus ecco Binelli, comunque in campo, capitano di lungo corso della formazione virtusina, quasi 20 anni, recordman inarrivabile nei derby con la Fortitudo, e attacca intanto la Benetton. Jeff Shepard contro Saulius Stombergas. Il taglio di Shepard esce dal doppio blocco di Ness e Nicola, tiro morbido Shepard, e immediato, grande. Ecco l'abilità in uscita dai blocchi, un po' come fa Danilovic, questa è l'abilità dei grandi tiratori, uscire dal blocco e tirare immediatamente, mettere subito i piedi rivolti al canestro, non trovarsi in posizione storta, irregolare, poco coordinata per tirare subito e tirare bene, avendo il tiro, la meccanica giusta. Ecco Danilovic, arresto, tiro sul ferro, rimbalzo Nis. 7-22, meno 15 per la Kinder, ma palla in mano la Benetton. Nis stoppato. Ha esagerato nel voler cercare questo canestro, doveva sicuramente giocare la palla fuori. Danilo visitando dall'altra parte come un fulmine per il canestro. Facile facile per lui, porta a 9 i punti della Kinder contro i 22 della Benetton. È una partita comunque apertissima, non fatevi ingannare assolutamente. Qui la Kinder si è messa a zona 2-3. Con Danilovic e Rigodò davanti, taglio eccellente di Nis, appoggia grande al vetro, canestro. Aiuta il ferro, realizza il gigante tedesco. E qui Binelli è stato troppo basso sotto canestro, troppo schiacciato sotto, e lasciato tutto il centro dell'area libero, e Nis ha avuto questo passaggio molto facile, molto facile. Deve stare un po' più alto e chiudere proprio con le braccia enormi che ha, chiudere tutta l'area, perché questo gli è possibile. Saulius Stombergas. Danilovic che pasticcia, per fortuna c'è Rigodò pronto a recuperare questo pallone. Buon cambio difensivo da dietro, fallo. Fallo di Timnes, l'intervento da dietro irregolare. Cambio, esce Rigodò, rientra Abbio al suo posto. C'è Messina che alterna in regia. Negli ultimi 5 minuti un solo canestro in contropiede di Sasha Danilovic, quello del 9-22. Entra Bulleri ed esce Shepard. Shepard che ha parziale di 2-13. 2-13, Shepard 7 quanti, punti, quanti 3 su 3. Shepard, guarda un po'. Shepard, fallo di Pittis su Danilovic intanto. Già 3 subiti però Shepard e 4 falli subiti da Ricky Pittis, che artista. È il secondo personale per lui ora, 2 fatti dunque, 4 subiti. 5 punti e 5 di valutazione fino a questo momento per la piovra di Treviso. Piero Bucchi, un allievo di Ettore Messina, messiniano di ferro potremmo definirlo. Sì, sì, sì. Lui dalla... Ma si assomigliano anche parecchio, anche nel modo con cui parlano, molto pacati. Dalla grande scuola riminese, la scuola di Carasso, una scuola che ha dato alla luce tanti talenti, e come sempre noi citiamo per tutti Carlton Myers. A segno Sasha Danilovic, un tiro libero, 10 su 24 dopo il 2-13, ora è 3-13, ma è ancora lontana la Kinder e siamo 10 a 24, 9 minuti e 20 all'intervallo. Sempre zona per la sempre Kinder. Abbio e Danilovic davanti, Binelli in centro e Andersen e Stomberga sulle ali. Nis perde palla, buona difesa, va in contropiede, uno contro uno, fallo di Bulleri antisportivo, vediamo, o forse no? Fallo normale, penso. Viene dato fallo normale, no, vedete che protestano dalla panchina bolognese, protesta Messina. Beh sì, un fallo onesto, vuol dire, non era... Bulleri che è stato determinante nella vittoria di Salonicco. Si Bucchi mette dentro Shepard che ha bisogno di un tiratore in più da fuori. E sul cambio di Ricky Pittis la linea a Francesco Pancani. Allora, la domanda era se andiamo al quinto set, mi sa di no. Siamo 24. Un po' pessimista, però non è detto, dai. 24 a 23 per l'Europa, palla del match dunque per la squadra di Cuccarini, e a valle e c'è il fallo, si chiude dunque la partita con il successo dell'Europa in 4 set, 25 a 23 il risultato del quarto parziale. Eppure la Costa, Andrea, si era detta sicura e sicuramente andiamo al quinto set. Yuri, vogliamo andare a ricercarla la Costa? No, non importa Yuri, si era detta così sicura di arrivare al quinto set. La cerchiamo? Sì, cercala pure se vuoi, ma non in più, credo che non sia il caso, che tu puoi stare qui con noi un attimo così magari commentiamo alla fine in modo molto tecnico
è molto approfondito quali sono le cose che sono accadute. In questa ultima fase sembrava che si andasse al quinto set, poi in realtà hanno commesso un paio di errori, però in gestione staccata, problemi di secondo tocco. No, secondo me l'errore grave è stata proprio della Fernandez, che insisteva sulla su questa mezza, invece no, doveva andare la veloce. Secondo me è stata proprio l'impostazione della Fernandez. E poi Ruiz ha detto la cosa concettualmente importante, ci vuole un po' più di allenamento insieme. Beh, a parte gli scherzi, credo che questo obiettivamente sia il problema un po' dei piccoli errori che hanno fatto tutte le squadre. Ecco Iuri, ma possiamo dire che la pallavolo oggi ha trovato un nuovo appassionato? No, io sono un appassionato della pallavolo da tanto tempo, ora a parte gli scherzi seguo un po' meno il mondo della pallavolo femminile, anche se come abbiamo visto è molto interessante, molto bello, moltissimo la pallavolo della maschile, a parte l'amicizia e la stima che ci lega con Andrea e tutti. Riesci a mettere insieme anche 3 o 4 parole consecutive quasi serie. Ce la posso fare con calma. Però chiaramente da sportivo tutte le soddisfazioni che ho avuto dalla pallavolo italiana insomma non le potrò mai dimenticare e spero di averla ancora in futuro. Vabbè, comunque io ti posso chiudere solo con un piccolo aneddoto. Tutte le volte, sono davvero tante, in cui io e Iuri ci siamo trovati in quelle competizioni, giochi del Mediterraneo, Universiadi, Olimpiadi, in cui c'erano i vari sport, ci siamo incrociati, trovati. Non è che Iuri diceva ciao, come stai? Ci diamo la mano, figlio. No, bisognava baciarsi, sì, era sulla difficilissimo e per me ogni volta era proprio bisogno piegarsi a metà, non arrivava, era stata veramente una cosa. Grazie che non ha detto della partita di pallavolo lì, quello sei stato molto carino, grazie. Un giorno poi lo racconteremo anche perché sicuramente lo avremo di nuovo con noi in qualche telecronaca. Iuri Checchi, che lo ringraziamo anche per la sua simpatia, per la sua disponibilità. Possiamo chiudere dunque il nostro collegamento da Reggio Emilia, dove abbiamo seguito l'All-Star Game femminile. Ha vinto la squadra dell'Europa contro il resto del mondo per 3-7-1. Grazie a Roberto Gambut che ha curato la regia, il più cordiale saluto da Francesco Pancani e Andrea Zorzi. Di nuovo con la Kinder avanti in questo momento in attacco, ma sotto di 12, diventano 10 con il canestro di Gusbinelli. 7 minuti e 10 all'intervallo, Gusbinelli porta a 16 punti virtusini, 16 a 26. La zona della Kinder ha già permesso questo mini break, zona che ha permesso 3 palloni recuperati in 2 minuti. Fallo in attacco, ancora problemi contro la zona e qui un altro taglia fuori di Dado Lombardi. La difesa individuale della Kinder non è riuscita a fermare la velocità della Benetton nella difesa individuale e è andata a zona. La seconda cosa fondamentale, il gioco fluido dell'attacco della Kinder è completamente avvulso dalla difesa anticipata della Benetton. Intanto è entrato Marco Nato al posto di Nis. La rimessa per la Kinder. Dentro. 16 punti per la Kinder, 26 per la Benetton. C'è un discreto pubblico quest'oggi per la finale, ma assiste in silenzio quasi religioso a questo confronto con grande attenzione. E non è coinvolta, per cui no, non c'è la propria squadra. Ci fossero state le due tifoserie, tripla! Abbio, azione potenziale da 4 punti, qui si sveglia anche il pubblico per applaudire la prodezza di Tiramolla, l'uomo di caucciù, come hai visto, lo ha soprannominato la furbizia di Abbio Lombardi, sì. Ha tirato e ha allargato le gambe orizzontalmente, per cui Santos, che era, voleva non, assolutamente non fare fallo, ha toccato senza volere le gambe di Abbio. Grande intelligenza di Abbio, grande furbizia soprattutto, cosa che mi ha dato in bestia tutta la panchina della Benetton. E intanto attenzione, perché da 16 a 26 Abbio con questo gioco da 4 punti a 6 minuti e 30 dall'intervallo ha riportato sotto appena di 6 lunghezze la sua formazione. Abbio dunque protagonista. Abbio terzo fallo. Proprio in questo momento, 4 palle recuperate Abbio, per la cronaca. Sì. Regadò al posto di Gabbio. E Santos, dopo il terzo fallo di Alessandro Abbio, va in lunetta con 2 tiri liberi, raggiunto il bonus da entrambe le formazioni, segna il primo, permette alla Benetton di interrompere un momento negativo che aveva bloccato i verdi della Marca sul 26-28, 2 su 2, bravo Santos, per lui sono i primi 2 punti in questa gara.
attacca la Kinder. David Anderson. Chiedono difesa aggressiva, tanto un fallo chiamato da a Shepard ancora. E time out chiesto da Bucchi. Time out chiesto dalla Benetton sul secondo fallo di Jeff Shepard. Per noi pochi secondi di pubblicità, poi di nuovo in linea diretta dal Parco Pentimele. Acqua minerale Lete, l'acqua ufficiale della Nazionale Italiana di Basket. Sulla fase di time out Piero Bucchi. Penetration, jump shot via. Short jump shot, okay? Short. Hey, keep to play defense. Now our best of all is a big man. Keep to play defense. Press on the ball. It's a big man also. Everybody. Okay, we need again press on the ball. Press on the ball. Let's go. Le Angels in campo, sentiamo Favale sul timeout di Ettore Messina dall'altra parte. Messina ha chiesto di stare attenti alle penetrazioni di Pittis in difesa, naturalmente alle penetrazioni di Pittis ogni volta che Santos fa una finta. In attacco ha chiesto di servire in fondo i lunghi. Taglia giù, fuori di Lombardi. Rigado, Danilovic e Frosini fuori partita per adesso. Dall'altra parte hanno perso punti quando hanno dovuto utilizzare la panchina. Mette il primo il Condor, Ugo Scolochini, 21-28, 2 su 2 per Scolochini, ex idolo di Reggio Calabria, appena arrivato in Italia fu proprio l'eroe, l'idolo dello Stretto per tre stagioni, tre bellissime stagioni che non dimenticherà mai, prima di andare a Milano e poi a Roma e poi alla Virtus Kinder, con la quale ha detto voglio vincere qualcosa. Nicola, tripla intanto di Marcelo Nicola, argentino contro argentino. Colpo su colpo. La Kinder non è pronta a muoversi velocemente da una parte all'altra del campo per andare a chiudere tutti i passaggi della Benetton e lascia inspiegabilmente libero Nicola, che fino adesso è stato con 13 punti il miglior marcatore della Benetton. Grande rimbalzo di Shepard intanto, che spinge la palla in avanti, adesso si ferma, gli chiedono di giocarla, invece lui va, si dentro, butta dentro. Scarica Nicola contro David Anderson, arriva il raddoppio di Sasha Danilovic, la palla sul perimetro, Shepard per Denis Marconato, Ugo Scolochini è andato a raddoppiare su Denis, poi Ricky Pittis, il taglio di Santos, non c'è fallo, non c'è fallo, ma soltanto intervento a sporcare questa linea di passaggio molto bella di Treviso per Santos da parte di Sasha Danilovic, eccolo qua, vedete, e forse c'era anche un contatto, comunque si gioca con la rimessa dal fondo, sì, per la Benetton. Denis Marconato, un cucchiaio dentro la retina, conferma, sì, sì, la grande grande forma di questo momento. Denis molto attento, sì, molto attento, molto preciso, reattivo, ha visto questo buco enorme nell'area della Kinder e si è buttato dentro e ha preso questo passaggio al bacio. È tornata più 11 la Benetton quando mancano meno di 5 minuti all'intervallo. Rigodò taglia ma non riceve, Ugo Scolochini, doppio blocco per Danilovic, blocco irregolare dice l'arbitro di Gusbinelli e dunque fallo in attacco, palla persa dalla Kinder, vediamo se è possibile. Si è allargato le braccia, ecco qua, sì, cioè, in pratica ha usato braccio le braccia sinistro per bloccare Pittis, sì, 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 sì. Qui Danilovic si arrabbia ma su questo fallo non ha ragione, insomma. Comunque Santos, la Kinder è uomo. Santos, sale Binelli, cerca di intercettare il pallone, Nicola tiene vivo il possesso trevigiano, Ricky Pittis adesso blocca per lui e chiede il gioco a due, Marconato, spalle a canestro, si gira, tira, lungo, non prende nemmeno il ferro, il rimbalzo dopo il tagliafuori di Binelli è per Ugo Scolochini, arriva Danilovic, va dentro, perde la maniglia e perde palla la Kinder. Ismael Santos arresta la transizione, lo scarico, grande Nicola, passaggio, il passaggio al post basso, gioco basso per Riccardo Pittis che realizza da sotto ed è nuovamente più 13, quasi il massimo vantaggio per la Benetton. Sì, poi c'era Danilovic che non era rientrato nemmeno in difesa, per cui questo ha consentito alla Benetton di giocare in sovrannumero, anche Pittis completamente libero sotto canestro. Esce dal blocco di David Anderson e tira velocemente, non c'è tripla da parte di Ugo Scolochini, fallo dice Colucci, l'arbitro napoletano, fallo a Ismael Santos.
Ed è il terzo fallo personale anche per Santos, l'ex madridista. Terzo fallo, è entrato Economu, esce Binelli perché era in grossa difficoltà, prima doveva uscire troppo fuori che doveva marcare Nicola, e Messina mette sotto un altro mastino come Economu a marcare l'argentino. Bulleri è pronto per entrare in campo. Antoine Rigaudeau mette due tiri liberi, il Magic europeo come qualcuno lo ha soprannominato, e allora Marcello Favale da bordo campo. Messina mani nei capelli ogni tanto per la difesa della sua squadra, ma soprattutto ha chiesto a Sconocchini di non affrettare i tiri. Grazie Favale, attacca la Benetton, Ismail Santos sulla corsia destra nel metà campo, offensiva di Treviso, va dentro, si gira sul piede perno, lo scarico per Marco Nato, Marco Nato tiro sul ferro, taglia fuori e fallo della difesa. Si fallo a Sconocchini, mi pare, numero 5. Danilovic. Danilovic. Sorride ironicamente lo Zar. È uscito Santos per Bulleri. Due tiri liberi per Ricky. 3-10 al termine. Riccardo Pittis, capitano della Benetton, alla quarta finale di Coppa Italia. In totale ha giocato 6. Dentro il primo. Vinte 4, 2 con Milano nell'86 e nell'87, 2 con Treviso nel 94 e nel 95, due finali del trittico trevigiano. Sbaglia il secondo tiro libero, rimbalzo di Nicola. Va bene a buttarsi fuori, a ricominciare l'azione, lì sotto sarebbe stato veramente un rischio tirare un'altra volta. Bulleri rimposta l'azione ancora. Bulleri, ma gioca da veterano, dicevo prima che è stato determinante nel successo in Eurolega a Salonicco. Pittis esce dal blocco di Nicola, ma non gioca a due con l'argentino. 8 secondi per andare a tirare. 5 secondi, Nicola prova il tiro da 3, la palla sul ferro, niente da fare, rimbalzo di Sconocchini che poi spinge il passaggio dalla difesa all'attacco, va dentro, e anche se Messina gli ha chiesto di non affrettare le conclusioni, stavolta c'era il VAR che ha fatto bene andare a prendere questo fallo da Bulleri. Eccolo qua, secondo fallo anche per Bulleri. Sul primo tiro libero taglia fuori di Lombardi. Beh, la Kinder non può fare a meno di Frosini, sta perdendo troppi rimbalzi e più che altro non è pericolosa per niente sotto canestro, e quindi permette alla difesa della Benetton di alzarsi sempre di più sui giocatori del perimetro, e quindi li sta asfissiando con la difesa aggressiva. 26 a 36, 2 su 2 per il Condor Sconocchini, attacca la Benetton da sinistra verso destra, Treviso in attacco per i vostri tre schermi. Ricky Pittis sale dopo il blocco Nicola, gioco basso per Denis Marconato, grande, realizza Denis alla terza finale di Coppa, ha vinto nel 95, ha vinto palla l'oro, e qui la Kinder si perde in un bicchiere d'acqua e regala alla Piovra questo nuovo pallone. Ricky è sempre lì, fa finta di tornare indietro, poi improvvisamente si gira per intercettare un pallone, lo farà 4-5 volte per partita. Nicola uno contro uno contro Andersen, fa bene a riprendere a giocare. 12 punti da difendere, palla in mano e scarico fuori per Bulleri, prova Bulleri e mette la tripla, Bulleri pugno al cielo, eccolo qua, grande canestro diviso a metà tra lui e Pittis, Pittis perché l'ha imbastito con una grandissima azione contro uno e Bulleri perché l'ha messa dentro. Time out di Piero Bucchi, ora sentiremo anche dall'altra parte cosa ha detto Messina. Messina torna a uomo, ha distribuito gli uomini e ha detto state attenti sul pick and roll di Pittis. Occhio dunque al pick and roll di Ricky Pittis, e dopo la tripla di Bulleri, toscano di Cecina, è arrivato a Treviso nel 94 dalla pallacanestro Livorno che lo aveva iniziato al basket, è di nuovo al massimo vantaggio la Benetton, il buon più 15.
100 secondi all'intervallo, pressing ancora. Adesso zona, zona ora della Benetton. Si ha pressato tutto campo con Bulleri attaccatissimo a riga dopo, adesso si è messa a zona, però Danilovic liberissimo sull'angolo, sbaglia questo tiro, rimbalzone ancora di Marco Nato che arpiona questo pallone, subisce il fallo di Andersen. Ci saranno due tiri liberi per lui dall'altra parte del campo. Marco Nato, grande presenza sotto i tabelloni in difesa e poi in attacco intelligentissimo perché sfrutta al meglio tutte le possibilità che la Benetton gli offre sui giochi a due o giochi a tre che ci sono da una parte o dall'altra del campo. Sui tiri liberi di Marco Nato, altro taglia fuori di Lombardi. Tutto quello che dici Dino è perfetto, c'è solo un piccolo particolare, non ha antagonista. Oggi la King dimostra che appena gli esterni lì cominciano a diminuire l'intensità, sotto canestro sono deboli, perché Marco Nato sta facendo la differenza. E poi la seconda cosa, è inutile negarlo, soffrono terribilmente questa pressione massimale sul playmaker che non riesce a svolgere i propri compiti nella normalità delle azioni che la Kinder normalmente fa. Fallo di Marcello Nicola per la Benetton. Nicola, primo fallo in questa partita, lui che è stato il migliore finora della formazione trevigiana, 13 punti e 12 di valutazione. Dopo essere dunque tornata a meno 6 sul 20 a 26, la Kinder ha preso un altro parzialone di 6 a 17, era andata sotto di 15 sul 7 a 22, poi al decimo esatto sul 9 a 24, ora sblocca quota 26, un brutto parziale, un brutto break questo preso dalla formazione dello Zar, eccolo qui, 1 su 2, sbaglia anche lui dalla linea. Stranissimo, dire sempre. Fino a questo momento un Danilovic abbastanza irriconoscibile per quello che ci aveva fatto vedere nelle altre serate. Forse magari un po' di stanchezza o magari si riserva tutto per il secondo tempo. E sarà sicuramente un secondo tempo di fuoco. Prende, il gioco basso per Ricky Pittis che segna appoggiando morbidamente al ferro, una palla docile che si spegne dentro la retina. Anche in difesa Sasha non è così grintoso come in altre occasioni. Qui intanto Rigado uno contro Bulleri fuori 30, per 5 secondi all'intervallo, 13 secondi per il gioco d'attacco della Kinder che deve andare a concludere rapidamente. Noi concluderemo al termine del primo tempo, 8 secondi per tirare, dando la linea allo studio, poi ci ritroveremo per vivere insieme il secondo tempo. David Andersen, la finta, l'arresto, il tiro sul ferro, ancora rimbalzo in attacco Economu, prova Rigado, non va la tripla, rimbalzo e fallo, rimbalzo di Nicola. Fallo di Marcello Nicola, secondo fallo personale a 16 secondi e 8 decimi dall'intervallo. Ci saranno due tiri per Andersen e poi 16 secondi per fare l'ultima azione per la Benetton. Sulle note di Lubega, mentre le Angels sono al centro del parquet, andiamo a sentire Piero Bucchi per quest'ultimo time out del primo tempo di questa finale di Coppa Italia 2000. Piero Bucchi, coach di Treviso, in vantaggio 45-27. Sempre Sivdador, Marcello, Ricky, che è Bullo, dai una mano, we want the ball if you can ball for Jeff, and via, we play, open and close, with Ricky here, the screen, Dennis, ok, Dennis, Marcello, this way, okay? we play, 5 seconds if you can, six okay? 6 seconds to go. Don't let them. Non dovranno commettere subito Capetti fallo, ovviamente, i giocatori della Kinder dall'altra parte. Allora non lo facciamo. Stavo sorridendo prima perché c'era Ricky Pittis che alla fine del time out stava parlando in inglese, diceva don't let them, non l'ha considerato nessuno perché tutti quanti se ne sono andati in campo, talmente alta la tensione. E lui è rimasto con le sue parole a mezzo in bocca. Vediamo allora come presserà ora la Kinder senza commettere fallo. Sarebbero due tiri liberi ancora per la Benetton. Vediamo. Difesa attenta, ma soltanto nella metà campo virtusina. 12 secondi. 10. Shepard gela il pallone contro Stombergas. 6 secondi. Blocco di Pittis. Non c'è fallo, Shepard, arresto, tiro, palla sul ferro, tap-in, non va, rimbalzo Kinder, è finita il primo tempo, 29-45, linea allo studio. E a proposito per la Kinder, Piero Bucchi.
Volanti, uno staff impegnato per una settimana qui a Reggio Calabria per un grande spettacolo che in tutto il mondo è arrivato grazie anche a Rai Sport Satellite, che ha trasmesso tutte e sette le partite di questo primo evento del 2000, prima Final Eight della storia per il basket italiano e la Coppa Italia numero 24. Vedremo come si deciderà, se si deciderà in volata o se la Benetton riuscirà a tenere il margine nel secondo tempo. Le cinture tornano ad allacciarsi, non è assolutamente esclusa turbolenza in questo secondo tempo. Gli arbitri Colucci e La Monica alzano la palla 2, buon divertimento. Primo pallone attaccherà da destra, da sinistra verso destra per i vostri teleschermi la squadra in maglia nera bordi bianchi, ovvero la Virtus Kinder, sotto di 16, palla in mano e Ugo Sconocchini, Sasha Danilovic, David Andersen, Antoine Rigodò e Frosini per la Kinder, che attacca la zona di Treviso, subito zona la formazione di Piero Bucchi, che si schiera con Denis Marconato, che qui ha preso il primo rimbalzo difensivo, poi il regista è tornato Tius Edney numero 5, poi Marcelo Nicola, ispano argentino numero 4, Ricky Pettis numero 7, Jeff Shepard numero 15. Pettis, Enni, blocca Marconato per Enni, la palla sul ferro, il rimbalzo sull'area di fondo e la palla termina fuori. Palla alla Benetton. Ma la palla è per Treviso. Sì, nel primo tempo abbiamo visto una Benetton superiore alla Kinder sia in difesa che in attacco, la Kinder pasticciare moltissimo in attacco e stranamente anche in difesa concedere troppo alla Benetton, mandando su tutte le furie il loro allenatore Ettore Messina. Vedremo se il secondo tempo andrà avanti così oppure ci sarà un cambiamento. Jeff Shepard, Tyus Edney, cerca di disorientare Rigodò, gli deve 20 centimetri abbondanti. Intanto 10 secondi per tirare. 8, Shepard appoggia al vetro. Grande Marconato. Marconato tap in, 1 minuto e 10 di gioco e vola ancora di più la Benetton, 29 a 47. C'è la Kinder che sta soffrendo moltissimo i lunghi della Benetton, soprattutto Marconato che è presente, intanto che è presente sotto canestro sia in attacco che in difesa. Grande recupero intanto della difesa della Benetton, contropiede di Shepard, che va a schiacciare. Schiaccia l'affondata in contropiede a due mani. C'è la Kinder che si è portata da 1-3-1 nell'inizio delle prime azioni, adesso si è portata su una 2-1-2 con Edney e Shepard in punta. Grande finta di Andersen, palla sotto, palo deciso di Nicola su Frosini, gli dicevano di lasciar tirare dalla panchina. Terzo fallo di Nicola intanto. Terzo fallo di Marcelo Nicola, che non ha avuto problemi per la distorsione che aveva preso il primo giorno contro Roma, dicevano di non averlo al 100%, ma è bastato anche così per il momento. Frosini realizza il primo, abbiamo a bordo campo Marcello Favale e sul secondo tiro libero sentiamo Favale. Messina a gran pugno, è un cartellone pubblicitario, non ce la fa proprio a star fermo perché i suoi uomini non rispondono. Ecco, ancora in piedi e incita soprattutto Sconocchini. Beh, possiamo rispondere, ma è anche merito della grande prestazione della Benetton, perché aggressiva al massimo in difesa già dalla rimessa da fondo campo e poi in tutti i settori del campo, per cui Pittis tanto da fuori cortissimo. È partito male ed è arrivato peggio. Gli è scappato il pallone. Rigodò, lo scarico, gioco basso. David Anders viene raddoppiato da Pittis. Deve fare molta attenzione alle mani velocissime di Ricky Pittis. Ora la palla sul perimetro, va dentro in penetrazione. Scarica per Ugo Sconocchini. Danilovic fuori da tripla di Antoine Rigodò. Vedete che concentratissimo Ettore Messina ci crede ancora ed è giusto che sia così, con lui Consolini vicino alla panchina bolognese con Valli, due assistenti del coach che fu argento con la nazionale a Barcellona. Attacca Tyus Edney contro Danilovic, fallo di Danilovic. Grande intelligenza di Edney, che ha visto marcato, che si era marcato da Danilovic, si butta dentro e qui c'è il contatto molto deciso di Sasha, commette il terzo fallo. 14esimo di squadra, terzo di Danilovic in questa partita. Dall'altra parte 18 falli complessivi, a 3 ci sono Santos, Edney e Nicola per la formazione trevigiana, per Bologna insieme a Danilovic, Abbio e Frosini. Tyus Edney porta a 50 e poi a 51 i punti, 34 a 51.
Tierney seduto a lungo in panchina nel primo tempo perché dopo solo 8 minuti aveva già 3 falli, per cui l'allenatore Bucchi l'ha richiamato perché pure sempre zona. Sempre a zona la Benetton. Ugo Sconocchini da 3 punti, la palla sul ferro, Edney contropiede, 3 contro 3, Edney contro Rigodò, va centralmente, una conclusione acrobatica spettacolare, non c'è canestro, va in contropiede ora cost to cost, ma scarica per Rigodò. Ugo Sconocchini gioca ora controllato, si è schierato la difesa a zona trevigiana, sfondamento. Grande Nicola che legge benissimo quello che vuol fare Rigodò, si mette proprio in mezzo all'area. Terzo sfondamento che prende. Sì, fra lui e Pitti sono veramente una diga incredibile in mezzo all'area. Non ti puoi permettere la minima disattenzione di buttarti dentro così alla capocchia perché rischi veramente di fare sfondamento contro di loro. Due sfondamenti presi da Nicola, uno da Pittis, terzo sfondamento preso in questa maniera dalla formazione trevigiana che sta... Stomberga è stato in campo benissimo al posto di Sconocchini. Blocca alto Marco Nato per Taius Edney, 16 minuti e 30 alla fine. Buon anticipo di Andersen su Nicola, centrocampo, Pittis gioca uno contro uno. Sbaglia, prende rimbalzo. Non segna e si dispera anche Bucchi qui davanti a noi perché poteva essere un gioco potenziale da tre che avrebbe permesso addirittura alla Benetton chissà di arrivare anche a più 20 e su questi tiri liberi il taglia fuori di Dado Lombardi. Beh, questa volta lo voglio dedicare a un allenatore giovane, bravissimo. Sai, dicono che è un allievo di Messina ma non vorrei che poi la storia ci ripetesse il famoso Giotto e Cimabue. Grazie Lombardi, Pittis. E chi vuole capire la capisca. In doppia cifra, 4 su 5, 2 su 2, si sta dimostrando determinante dalla lunetta, lo fu nel quarto di finale contro l'ADR Roma. Il 26, 8 su 8 nei liberi per il capitano. Stombergas, finta il tiro da 3, poi parte, si arresta, segna, tiro morbido del lituano. 4 minuti di gioco, se ne sono andati. Sì, buonissima iniziativa di Stombergas che si è buttato dentro con grande decisione. Sheppar ha difeso ma non tanto perché non voleva caricarsi di ulteriore fallo, sarebbe stato il quarto, quindi preferisce rimanere in campo. Sheppard. Nicola sotto. Un taglio backdoor dietro David Andersen, buonissimo movimento, 2 punti per questa... Marcello Nicola, quota 15, 6 su 8 per lui dal campo, splendido. Coefficiente di difficoltà 8,4, questo era un canestro da Klaus DiBiasi, bellissimo. Carpiato, ritornato. Sì, sì. Sale e riceve Saulius Stombergas, il taglio di Danilovic in angolo da 4 metri e mezzo, palla sul ferro, poi David Andersen, semigancio, Rigodò, termina a terra, per l'arbitro La Monica si procede con la rimessa Benetton. Sì, vediamo. Beh, qui Ricky ha colpito involontariamente la gamba di Rigodò, adesso non so se potesse essere fallo o meno perché erano tutti e due che lottavano per la conquista di questa palla. Lombardi opta per la rimessa corretta per Treviso. Lombardi dice che non era fallo, quindi va bene, se lo dice Dado io sono tranquillo. Si procede, Benetton in attacco, passa dietro la schiena ancora una volta del diretto difensore e realizza appoggiando al vetro Marcello Nicola. 2 punti e tiro libero aggiuntivo. Esce Danilovic, entra Abbio al suo posto, non è il vero Danilovic che abbiamo visto le ultime partite. Quarto fallo. Ma soprattutto la, tutta la difesa della Kinder qui che non è assolutamente attenta ai vari tagli, non cambia sistematicamente come ha fatto sempre nelle altre partite e lascia grandissima libertà ai giochi a 2 a 3 sotto canestro della Benetton. È curioso che la Benetton sia arrivata a questa finale dopo 80 minuti di fuoco, 40 minuti decisi all'ultimo istante contro l'ADR Roma. Vittoria di misura e vittoria di misura di 3 punti all'ultimo istante anche contro la Scavolini ieri in semifinale, mentre due passeggiate, letteralmente due passeggiate ha fatto la Kinder sulla Viola e sulla Ducato che era in condizioni di emergenza totale dopo aver eliminato la PAF. Beh, oggi tutto si poteva aspettare, meno che la Kinder precipitasse in questo modo. 5 minuti, è comunque da considerare ancora aperta la partita. Mai pensare che la Kinder si dia per vinta, mancano 15 minuti, basterebbe certo al limite un break di qualche punto per in qualche modo tenere accesa per la Virtus una speranza. Cambio Kinder, entra Economu che non ha inciso oggi come aveva fatto nei giorni precedenti, soltanto 2 punti e soltanto 2 tiri. Economu ne aveva presi almeno 8 in partita nelle due prestazioni precedenti. È un altro dato abbastanza significativo, è l'1 su 6
in totale di Sasha Danilovic, con un 17%, molto scarso per quello che può fare lui. Intanto Stombergas mette dentro altri tiri liberi. Stombergas 4 punti. Nessuno della Kinder ha superato il doppio cifra, no? Invece Nicola d'altra parte 18, Pittis 12 e Marconato 10. Attacca la Benetton, 14-35, fallo dice l'arbitro Colucci, fallo la difesa, Rigaudot. Rigaudot mi pare, sì, teneva per la maglietta come segna l'arbitro. Viene cambiato subito da Ettore Messina, entra Ugo Sconocchini al suo posto. Qui era gioco fermo, quarto fallo anche per Antoine Rigaudot e dunque dopo Danilovic anche lui, 4 falli. Tajusemni va nel traffico, appoggia al vetro, il folletto mette in crisi la difesa, semina il panico, porta allo scompiglio e va a segnare altri 2 punti. Diciamo che è il primo in acrobazia che fa, perché ne ha tentati un 2-3, non gli sono riusciti per un soffio. Finalmente questa volta qui, brutto passaggio di Frosini, non si sono capiti. Time out chiesto dalla Kinder Bologna, brutto momento per la Kinder, momento di esaltazione grandissima per la Benetton che sta giocando in maniera meravigliosa. Sentiamo Piero Bucchi. Adesso, man to man, man to man for Marcelo, Dona, Gesso, ok Gesso, lo so, però adesso Marcelo farà questo. Adesso può fare questo, ok? Sono preparati anche su questo perché ho sentito che chiamano cambio. Proviamo una volta a fare 5 lato per aspettare. Facciamo una volta 5 lato, ok? Dopo rifacciamo 4 per Marcello, dopo 5 lato dopo Marcello. Guardiamo anche Enrico qua dentro. Marcello e Dennis. Marcello, 5 lato, Marcello e Dennis muovere qua, eh. Marcello e Dennis muovere. Messina dall'altra parte cosa ha detto Favale? Ha detto ma si può sapere che cosa state facendo, ha chiesto ai suoi uomini non appena si sono seduti, naturalmente in modo molto più colorito. Lasciate perdere la partita, giocate a pallacanestro. Vediamo. L'abbiamo sentita già da Frates ieri, intanto Edney si butta dentro, perde la palla al Kinder. Anche ieri mi ricordo che Frates in un time out aveva detto lo stesso ai suoi giocatori quando assolutamente non facevano né schemi in attacco, in difesa erano molto molli, e aveva chiesto ai giocatori dimenticate tutto. Giocate liberi, ma giocate a pallacanestro per piacere. E vediamo allora, vediamo, 38-60, 14 minuti, ancora molto lunga. Tra poco un altro taglia fuori di Lombardi, il taglio di Frosini, spalla a canestro, si gira, tira, molto bene, appoggiando al vetro e realizza 40 punti appena, 40 punti appena, incredibile, una miseria per una squadra che vola normalmente sui 75 punti di media e qui soltanto 40 dopo 26 minuti e mezzo. Shepard. Arresto e tiro, una forzatura per Jeff Shepard, poteva giocare ancora la palla da Benetton. Ugo Sconocchini, Stombergas va dentro e non segna per un balzo di Marconato. A grande azione di Stombergas che non segna per un soffio. Forse adesso giustamente la Kinder deve interpretare la partita ad altissima velocità, andare a tirare subito perché mancano 13 minuti al termine, ma sono 20 punti da recuperare, cosa non semplice verso una grande Benetton, quella di oggi. Marconato, fronte a canestro, rifiuta questo tiro. Nicola. 10 secondi per tirare. 7 secondi. Molto lontano da canestro, preferisce servire in posizione di media. Tacca Ricky Pittis, fallo. Fallo di Nicola, mi sembra. Sì. Fallo di Nicola in attacco ed è per Marcello Nicola il quarto fallo personale. 18 punti, 4 falli. 16 di valutazione fino a questo momento con 3 assist e 4 palle recuperate, 2 rimbalzi, uno score magnifico di Marcello Nicola, una partita monumentale per lui davvero. Comunque cambio, intanto esce Marcello che è arrabbiatissimo per questo fallo chiamatogli, entra Santos al suo posto. Taglia fuori di Dado Lombardi. La Kind non ama la normalità, o è bella o è brutta, certamente ieri faceva sognare il suo allenatore. Oggi lo fa veramente disperare. Abbio. Passi, mi sembravano passi comunque. Ricky Pittis, mamma mia palla. Che palla. Altro che Arsenio Lupin, lui l'erede di Mike D'Antoni. Shepard non va alla tripla, ottimo taglia fuori di Frosini e Economu, rimbalzo difensivo. Va Ugo Sconocchini, taglia Stombergas, ribaltamento per Economu. Prova e mette la tripla.
Economu 43-60. E vedete che la Kinder è sempre pericolosa, comunque non deve pensare di aver già in cassaforte la Coppa, la Benetton e la finale della Coppa Italia. Ben trovati a tutti per quelli che si fossero messi all'ascolto in visione da poco. Mancano ancora 12 minuti, un'enormità alla fine. Marco Nato fuori per Shepard, Treviso attacca da destra verso sinistra, va a scaricare per Marco Nato, Shepard, tiro morbidissimo, una seta direttamente nella retina. Sì, Bucchi rinuncia al time out che aveva già chiesto, questi due punti gli danno un po' più di serenità, quindi se lo tiene per momenti migliori. Stombergas da tre ancora, sparaggio, rimbalzone di... spara salve e poi fallo di Ugo Scolochini. Sì. Scolochini, primo fallo personale. Rimessa dal fondo per Santos che è vicino Edney. Soltanto un uomo in doppia cifra come valutazione nella Kinder, nessuno come punti. Frosini ha 6 punti, 6 rimbalzi, però 4 palle perse, 15 di valutazione. Dall'altra parte Marco Nato continua a stupire, 11 rimbalzi, 12 punti, una palla recuperata, un assist, 20 di valutazione. Shepard da lontanissimo. Beh, questa è una forzatura esagerata. Sì, infatti Bucchi è lì, gli è subito addosso sul collo, gli ha urlato qualcosa. Diciamo, no, non diciamo quello che gli ha urlato. Qui se la prendono con Michele Romano, il delegato Lega, perché la palla lo sfiora. Ha visto la morte in faccia. No, a quest'ora avrebbe avuto lo stampo della marca del pallone sulla fronte se gli aveva lì marchiata a fuoco. Stombergas fuori per Sconocchini ancora. Ugo prova. Sconocchini la mette. Due punti da 6 metri. E vedete che incita proprio Ugo Sconocchini, bravo Ugo, battendo le mani il coach virtusino. 4-5-6-2, non siamo nemmeno alla metà del secondo tempo. Qui fallo di Abbio, sì, sulla penetrazione di Enni. Sembra polemicamente assopito anche l'avvocato Porelli. Si vede la difficoltà nel marcare un piccoletto come lui, che si butta proprio con la spalla bassissima e palleggio basso, difficilissimo da marcare. Pochi secondi di pausa e poi torniamo a vivere insieme le emozioni di questa partita. Acqua minerale Lete, l'acqua ufficiale della nazionale italiana di basket. Ecco Piero Bucchi, sentiamo allora. Dep, we need now, five up. No, we don't need a triple shot now. We need to take a foul. Every free through, a short shot, inside or pick and roll, okay? So, in the fast, it's okay, that is okay, but no forcing. We have time, okay? If you are open, boom, but no, not like now. Now, five up, end the pick and roll, okay? Also zero, or open and close, but without rush. E allora ha detto non vuole naturalmente che si tiri in fretta e che si sfrutti di più magari il pick and roll e i servizi dentro. Marco Nato sta facendo mirabilia, dunque perché non giocare dentro la palla, evitare queste soluzioni da 8 metri che non servono in questa fase. Dunque vedremo se riusciranno a svettare di più il pick and roll oppure se daranno più palloni, come hanno fatto del resto molto bene finora a Marco Nato. Sentiamo dall'altra parte Messina, Favale. Buona difesa e buoni blocchi ha chiesto Messina ai suoi uomini, soprattutto raccomandando di scambiarsi di avversari nel caso di essere superati. Intanto ha cambiato la marcatura, c'è Ugo Sconocchini su Enni, Abbio è passato invece su Santos. Uomo contro uomo, Abbio contro Santos. La palla per Pitti, sarà doppiato da Abbio. 8 secondi per tirare, fallo di Economu sull'azione insistita di Ricky Pitti, cercava a tutti i costi questo fallo. Sì, vediamo come Economu l'ha spinto proprio con il corpo. Due tiri liberi per Ricky. Secondo fallo per Economu, ingaggiato lo scorso anno dal Panathinaikos. Nikos Economu, alla nazionale greca, ha vinto moltissimo, due campionati, due coppe di Grecia, un Eurolega, ha disputate 3 di Final Four, una coppa intercontinentale. Sbaglia il secondo tiro libero. 45-63 dopo l'1 su 2 di Ricky Pettis. Siamo alla metà esatta del secondo tempo. Finale di Coppa Italia. Blocca per Abbio Frosini. Non va la tripla, tocco di Economu e palla ancora viva in attacco per la Kinder. Stombergas. Intervento di Shepard, pulito sulla palla. Rimessa in zona d'attacco, l'arbitro Colucci provvede ad asciugare.
con le mani il pallone. Cioè Frosini comunque è sempre, ultimamente un po' più attento in attacco, più incisivo, dato a rimbalzo, grande finta di Economo. Frosini fallo. Questa volta fallo invece è fallo di Shepherd. Frosini, un tagliafuori di Lombardi. Edeni manovra meravigliosamente la palla, Marconato è insuperabile sui rimbalzi, Nicola e Shepard fanno canestro e Pittis è un ladro incredibile di pallone. Questa è la Benetton. E dietro, ho detto tutto. E dietro il campo c'è un addetto stampa coi fiocchi, Simone Fregonese, che è stato davvero straordinario in queste giornate regine, non si è fermato mai, come non si è fermata mai la Benetton. E dunque complimenti anche allo staff trevigiano tutto. Frosini dentro il primo tiro libero. Frosini sbaglia il secondo. La palla toccata da Stombergas. Stombergas arrabbiatissimo con se stesso perché non riesce ad arpionare questo pallone che sarebbe stato importantissimo. Vedete qui che lo tocchicchia, ecco. E gli scappa purtroppo per lui. Voleva farla carambolare sulle gambe di Edney e invece sì, non è riuscito a arpionarla per bene. Qui Abbio contiene a fatica la potenza fisica di Ismael Santos. Pittis, Marconato dai 6 metri, corto il tiro sul primo ferro, il rimbalzo di Economu spinge il passaggio dalla difesa all'attacco, transizione che si spegne ora con il passaggio a Frosini, si schiera la difesa trevigiana, va Ugo Scorocchini, spalle a canestro, fuori per Stombergas, il lituano prova il tiro pesante, ottimo, taglia fuori ragazzi. Il rimbalzone di Denis Marconato giganteggia, Marconato un monumento, 12 rimbalzi e sono 8 in difesa per il totem della Benetton. Questi sono rimbalzi che piacciono agli allenatori, decisi, taglia fuori, deciso, altissimo, e la palla la prende in mano e nessuno gliela può togliere dalle mani, grandissimo rimbalzo. Qui Shepard fuori sul blocco di Pittis, sospensione delicatissima e canestro ancora, non c'è stato ancora un aiuto deciso da parte della Kinder. Qui intanto Santos quasi recupera questo pallone. Cambio per la Kinder, entra Rigaudot ed esce Stombergas. Quattro falli, attenzione per Rigaudot, dovrà gestirsi bene il francese. Per Messina bisogna chiaramente di tiri da tre punti, tiri pesanti per recuperare, Rigaudot è quello che gli dà attualmente più fiducia. Meneur in campo, Rigaudot, blocca per lui Frosini, non va la tripla, rimbalzo però del Condor, Sconocchini che poi appoggia al vetro e realizza per la Kinder, 48-65. Grande rimbalzo di Ugo Sconocchini che approfitta del fatto che Santos non l'ha tagliato fuori. Guarda cosa sta facendo quello. Marconato scatenato! Scatenato Denis Marconato. Ottimo assist di Ernie che ha fatto questo passaggio basso su Marconato che è altissimo. Passaggio molto difficile, Denis è stato bravissimo a prenderlo. Frosini molto fuori, buon anticipo di Shepard su Rigaudot. Abbio, si arresta, Economu, non va la tripla, rimbalzo per la Benetton. Sono saltati gli schemi d'attacco della Kinder. 7 minuti e 35 secondi alla fine, è un po' perplesso il presidente Cazzola che qui anche in veste di presidente della Lega, vicino a lui il presidente della federazione Maifredi, Carlo Casile della Viola e anche il giudice Viola che è tornato qui al palazzo dopo 8 anni. 7 secondi per tirare. Edney. Grandi. Pittis. Questo fallo in attacco. Sfondamento di Edney. Vediamo su Frosini, sì che Frosini chiude intelligentemente la traiettoria di Edney e subisce questo sfondamento. Con un Marconato così possiamo davvero sognare. Intanto stamane a Sydney il sorteggio, l'Italia con il Dream Team, con la Lituania che sarà il primo avversario il 17 settembre del 2000 nei giochi olimpici di Sydney, poi la formazione del Dream Team il 19, il 21 settembre la Nuova Zelanda, il 23 settembre la Francia, il 25 settembre la Cina, gruppo A delle Olimpiadi, dall'altra parte ci saranno la Jugoslavia, la Russia, l'Angola, il Canada, l'Australia e la Spagna. Passeranno le prime quattro ai quarti di finale ad eliminazione diretta. Il sorteggio si è svolto questa mattina a Sydney al Superdome, impianto con 18.000 splendide poltroncine, impianto che sarà tutto esaurito per le due settimane di gara ai giochi olimpici di Sydney per l'Italia. Come ha detto Boscia Tanevic, tutto sommato un buon sorteggio, anche se c'è il Dream Team subito. Sarà comunque evitato nella fase successiva eventualmente, ma bisognerà pensare giorno per giorno agli avversari, a cominciare dalla Lituania.
che fu l'unica insieme alla Croazia a sconfiggerci agli ultimi campionati europei. Abbiamo parlato stamane con Claudio Silvestri, che era a rappresentare l'Italia a Sydney, e anche lui era estremamente soddisfatto. E dunque questo per quanto riguarda le Olimpiadi, ma qui siamo di nuovo in gioco, 7 minuti, ora sentiremo se Messina ha trovato qualche altra chiave per questo finale, mentre Ugo Sconocchini realizza, fa male. Cosa ha detto Messina nel time out? Ha fatto rientrare Danilovic naturalmente e ha sulla lavagnetta disegnato due schemi per lui. E allora vedremo se Sasha Danilovic prenderà in mano la situazione, mentre Ricky Pittis a 6.40 subisce fallo da Sconocchini. Per Sconocchini il secondo fallo personale, è l'unico in doppia cifra per la Kinder. Ugo. E sto che fallo si è fatto fischiare Ricky, esperienza pura. Posso fare una previsione? Anche tre. Marconato per me è l'MVP della Final Eight, vincerà lui il Memorial Chicco Ravaglia, il premio al miglior giocatore di questa Coppa Italia 2000. Beh, penso di essere d'accordo, ci sono altri giocatori che hanno giocato benissimo, però lui sicuramente ha fatto ottime cose. Intanto Ricky Pitti sbaglia due tiri liberi. 50-67, Ugo Sconocchini sbaglia, ottimo tagliafuori di Nicola, rimbalzo di Pittis. Viene chiamato lo schema 4 dal vice di Bucchi. Santos che porta la palla. 6-14. Pittis in angolo per Shepard. La palla imprecisa, sì, un cross. Il ribaltamento veloce sulla linea centrale da Sconocchini ad Abbio. Abbio in palleggio, non lo chiude, lo fa ora. Fallo alla difesa, fallo a Santos, su Rigodò. Ogni tanto a Shepard scappano questi tiri fuori, tutto sbilanciato, ancora non in perfetta posizione, senza nessuno dei propri compagni a rimbalzo. Ogni tanto in 10 tiri uno o due tiri gli scappano così. Tanto Sconocchini liberissimo sull'angolo, non viene visto da Rigodò. 6 minuti. Zona Danilovic. Zona della Benetton. Triple. Molto Sasha lenta. Danilovic. Troppo lenta la difesa in questo frangente della Benetton, e la palla girata benissimo dalla parte da Kinder e Danilovic liberissimo, tirato questo canestro. Premiata la circolazione di palla. Prova Rigodò in anticipo, tocca la palla, la mette fuori, rimessa in zona d'attacco per la Benetton. 6-7-5-3. Mi sembrano un po' più rinfrancati i giocatori della Kinder, bisogna fare attenzione all'orgoglio di questi grandissimi campioni. La Benetton deve giocare con grande intelligenza, non tanto gestire questo vantaggio, ma attaccare come ha fatto fino adesso. Resta sul blocco di Nicola Rigodò, poi 8 torna secondi Shepard, per tirare. 6 secondi ora. Shepard cerca di battere velocissimo sul primo passo e fa questa magia, letteralmente una magia, di Jeff Shepard. Umberto Orti con l'RVM di Napoli ci fa rivedere questo numero straordinario, il primo passo. Danilovic fuori, Rigodò non va la tripla, Pittis rimbalzone, altezza siderale, grande. Esplosivo Ricky. Nicola intanto Nicola segna. Qui non è rientrata benissimo la difesa della Kinder, ha subito questo canestro troppo facile da parte di Nicola. Benetton abbia subito da tre, sbaglia ancora, rimbalza ancora. Tre errori consecutivi della Kinder in attacco hanno consentito alla Benetton di piazzare un altro break di 4-0 e tornare a più 18, 4 minuti e 30. Finale della Coppa Italia. Finale della Coppa Italia 2000. Trofeo Yoga al 35esimo minuto. 4 minuti e 30 al termine. La Benetton è avanti, 18. Fallo, vediamo di chi, fischiato ad Abbio, sì. Quinto fallo di Abbio, che esce già dal campo, entra Stombergas al suo posto. Henley viene buttato sul campo ancora da Bucchi, il suo allenatore, per la Benetton. Ed esce Shepard. Adesso Bucchi vuole un po' più di regia in campo, gente che sappia ragionare o creare azioni come Henley. Più controllo di palla anche per gestire il vantaggio acquisito fino adesso. Santos intanto sbaglia il primo tiro libero. 71-53 il punteggio. Santos primo errore dalla linea della Carità, il secondo va. 72-53. Shepard
Eddie sul collo in panchina. Marco Nato sale, catenato Marco Nato. Sconocchini alza la parabola, sbaglia la palla sempre nelle mani di chi? Di Pittis, non c'è possibilità di errore. Devo controllargli le mani, deve avere una calamita nelle dita, una calamita speciale per la gomma, perché... non vorrei insistere, ma è la decima palla recuperata da Pittis. 10 palle sono recuperate, allora, sono un'enormità. Pittis, se prende altri due rimbalzi ha 5 doppie cifre fra punti, falli subiti, grande passaggio, rimbalzi, grande, palle recuperate a valutazione. Questi qui... giochi a due che fa la Benetton dall'alto alla lunetta bassa per Marco Nato sono stupendi, sono da manuale veramente. Una Benetton straordinaria, non ci sono parole. E qui Marco Nato sorride 16 Lombardi punti, È una Benetton che gioca a memoria, una Benetton che si fa ammirare da tutto il mondo, fra l'altro. Economu rischia lo sfondo, poi prova un tap-in, non la mette. Santos lottano a terra, è il più piccolo di tutti, Edni che porta via la palla, la recupera dalla spazzatura e poi Ricky Pittis alza il dito al cielo, si avvicina alla vittoria per Treviso. Delusione Kinder a 3 minuti e 10, è tornata addirittura al massimo vantaggio la formazione trevigiana, segna Rigodò, 5-5-7-6. C'è Frosini da parte Kinder pronto a entrare, mentre qui per la Benetton Shepard è sul cubo dei cambi. Qui adesso la Benetton giocherà, non dico i 30 secondi, ma molto più tranquilla. Arriverà qui Edni lasciato libero, Santos liberissimo da tre punti. Prova, sbaglia, rimbalzo di Ugo Scolocchini, contropiede Stombergas. Grande la stoppata di Marco Nato, la stoppata, è andato a prendersi una banana. Super. Da Marco Nato. C'è Boscia Tanivic che è in brodo di giuggiole, fallo di Santos che dice di no, 5 falli per Santos, entra Shepard al suo posto. Eh sì, Tanivic esulta e tra l'altro lunedì lo ritroverà il basket internazionale con Stankovic a 4 Castella per l'Oscar del basket Reverberi, insieme a Andrea Meneghin, al presidente Maifredi e a tutti i più grossi personaggi del basket invitati a questo momento di festa dopo la Final Eight di Coppa Italia. E allora... arriva adesso la notizia, ed che è cosa? Una notizia sull'MVP che diamo immediatamente. L'MVP Memorial Chicco Ravaglia di questa Coppa Italia Trofeo Yoga 2000 è Lauro, che cosa aveva detto? Marco Nato. Video Marco Nato. Non se lo ricordo. Dennis Marco Nato. Ma sai perché Lauro l'aveva già saputo 10 minuti fa e ha fatto la finta adesso. Io secondo credo me che è questo. Un giocatore come lui, ieri aveva fatto 39 di valutazione, oggi è a 25, ma si è pienamente recuperato ed è un grosso messaggio per la nazionale, davvero una grande notizia questa. Un Marco Nato così ci può far sognare e naturalmente fa sognare anche Pittis, perché sarebbe bello vedere una sfilza di doppie cifre, addirittura 5 per lui. Se riuscisse a prendere altri due rimbalzi sarebbe davvero una partita memorabile e da conservare negli annali. 5 doppie cifre non è cosa da certo. Tutti i giorni. Infatti quando tornerà lì a Treviso i tifosi trevigiani gli diranno sicuramente così. A Marco Nato si meglie Shaquille O'Neal, questo è un tipico diletto trevigiano. Scherza Meneghin, quando manca 1 minuto e 49 questo vuol dire che si sta avvicinando la premiazione, la consegna del trofeo e la chiusura di questa partita. Stomberga tira corto, Buchi va a abbracciare i suoi assistenti. Beh, e questo sì. Significa che anche per la panchina Benetton la tensione è stemperata. Tra poco dunque Cazzola scenderà in campo a consegnare il trofeo alla Coppa Italia insieme a Carlo Casile e agli altri dirigenti di questa manifestazione, al capitano Riccardo Pittis. E sarà dunque festa grande per i tifosi di Treviso, festa grande alla Ghirada. E pensate, si ritroveranno queste due squadre proprio sabato prossimo e sarà subito rivincita, ma in campionato al Pala Malaguti. Crediamo che potrà essere un'altra musica, perché la Kinder vorrà difendere il secondo posto dall'attacco dei Verdi della Marca, che oggi sono stati straordinari. Prova la tripla, non la mette Nicola, poi il contropiede Sasha Danilovic. È fallo di Nicola Danilovic, non se la prende ed è il rispetto del fuoriclasse per chi ha vinto e chi ha vinto con merito.
quinto fallo di Marcelo Nicola, esce, chiude la sua partita con 20 punti all'attivo, due falli subiti, due rimbalzi, quattro palle recuperate, quattro assist e 16 di valutazione. Pensate, sono in quattro in doppia cifra per punti realizzati. Marcelo Nicola è il top scorer, il miglior realizzatore della partita con questo ventello, ma è superato per valutazione da Marco Reato e dallo stesso Pittis. Sasha sbaglia il primo tiro libero, guardate le sue percentuali, non sono abituali, sbaglia due tiri liberi, non è da lui. 3 su 9 al tiro totale, 6 su 10 nei liberi. Beh, ma tutta la Kinder questa sera ha girato malissimo. 33% complessivo per le Vunere, non, sì, non è cosa da Kinder. Però questo è merito sicuramente della pressione difensiva della difensore di Danilovic e poi di tutta la squadra da Benetton, che ha giocato una partita magistrale in difesa e poi in attacco ha girato, ha fatto tirare. Intanto qui vediamo Marconato che spara da 3. Ha giocato veramente molto 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 bene. Danilovic intanto si butta dentro. Contropiede Sasha Danilovic. 34 secondi, Piero Bucchi vince la prima partita della sua carriera contro Ettore Messina, ma va a vincere anche la prima Coppa Italia, il primo trofeo della sua carriera, e dunque per lui una serata da ricordare. Tre partite magnifiche, complimenti, complimenti a Piero Bucchi, pugni al cielo, anche Cirelli arriva, il team manager. Festa grande per il team trevigiano. Taius Enni va a realizzare a 7 secondi dal termine, e dunque con l'MVP Denis Marconato di questa finale, con Pittis che chiude con 15 punti, 11 falli subiti, 9 rimbalzi, 10 palle recuperate, 25 di valutazione, è finita 78 i punti della Benetton, 59 della Kinder. La Coppa Italia Trofeo Yoga 2000 è della Benetton Treviso ed è la quarta Coppa Italia della storia trevigiana. Ricky Pittis a terra a festeggiare con i suoi compagni, si procede alla consegna del trofeo. Io ringrazio Michele Romano, delegato Lega, l'esterna di Napoli, registi Orti e Mazzon, Dino Meneghin e naturalmente Dodo Lombardi, Alessandro Frobretti, Roberto Carulli. Da Franco Lauro, grazie per averci seguito in questa splendida settimana regina. È tutto, e linea allo studio.